Nuovo confronto tra i candidati sindaco di Ventimiglia. Gaetano Scullino, Tiziana Panetta, Flavio Di Muro, Gabriele Sismondini, Roberto Parodi e Maria Spinosi, a turno, hanno avuto modo di presentare il loro programma in merito alle tematiche e domande fatte dal comitato di quartiere della frazione Latte. La frazione di Latte è una frazione particolare, è un nodo di viabilità da chi arriva dalla Francia o chi deve andare in Francia, dove c'è attività commerciali molto importanti, a cui bisogna rendersi conto che l'arrivo della clientela francese obiettivamente mette in condizioni gli abitanti di Latte di avere dei disservizi, soprattutto nei parcheggi e nella sicurezza della viabilità. È una frazione che si può sviluppare all'interno, c'è già un progetto di poter fare qualcosa all'interno, tra le varie difficoltà, il territorio è quello che è. Una cosa su cui dovremmo pensarci è quello di cercare di recuperare verso il mare, nella zona più bella di Latte, ci sono delle bellissime ville, quello che è l'accesso al mare, perché qui arrivano molti turisti che quando arrivano qua parcheggiano dove possono, però poi quando arrivano al mare si trovano in un paradiso. Questo paradiso noi dovremmo sicuramente farlo conoscere di più, far venire più persone. Questa viabilità della rotatoria non serve solo alla frazione di Latte, ma come noi sappiamo attraverso Via della Resistenza ci porta in 8 frazioni, frazioni che sono molto abitate. Una volta chi abitava nelle frazioni veniva in città, adesso c'è l'esodo opposto, preferiscono stare nelle frazioni e quindi le frazioni si stanno popolando perché costa meno magari gli affitti, costa meno l'acquisto degli appartamenti e quindi c'è un vero ritorno a vivere le frazioni e per questo dobbiamo fare particolare attenzione. Io mi ripeto, la città di Ventimiglia ha oltre 200 km di strade frazionali comunali e abbiamo 18 frazioni e 17 località. È una situazione molto importante, noi riteniamo, io ritengo, che ci vuole un assessore delegato alle frazioni che noi abbiamo già individuato nell'Andrea Spinosi che l'ha fatto allora quando ero sindaco nel 2007, l'ha fatto molto bene, era pronto, giornalmente si dedicava a questo, ogni comitato lo chiamava e intervenivamo velocemente per risolvere i problemi che c'erano. Solo a Torri, a Calvo o a Villatella o a altre frazioni abbiamo fatto enormi interventi nel rifacimento dei vicoli, dell'illuminazione, dei sottoservizi con l'aiuto dei comitati perché c'era Andrea che si adoperava. Oggi obiettivamente con le problematiche del Covid e poi dell'alluvione, come ho già detto, questo argomento di fare attenzione alle frazioni è stato un pochettino trascurato, però abbiamo pensato nel prossimo bilancio, fermo restando alle possibilità finanziarie, di dedicare 500.000 euro ogni anno nel bilancio comunale e assegnarlo a risolvere i problemi delle frazioni, che sono molti. Quindi dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perduto. Allora, intanto è fondamentale, ringrazio i comitati di quartiere di tutte le frazioni e anche del centro cittadino, il confronto con le problematiche che soltanto i referenti e quindi i cittadini che abitano e che vivono il territorio possono riferire all'amministrazione. Una delle priorità, se mi daranno la possibilità di diventare sindaco, è proprio quella di avere un contatto costante con i cittadini, con le associazioni di categoria, con i comitati di quartiere, perché è fondamentale conoscere le problematiche e cercare di risolvere. Nello specifico per quanto riguarda Latte, i problemi che i cittadini tramite il comitato di quartiere hanno portato all'attenzione di noi candidati sindaci sono la sicurezza, l'asfalto,
alto i problemi che insomma tutte le frazioni hanno, la pulizia e la necessità di parcheggi. Quello che noi vogliamo fare è sicuramente, non possiamo dire di mettere un vigile che monitori 24/24 la situazione della, soprattutto della rotonda di latte, perché c'è un organico abbastanza limitato. Quello che possiamo dire è, perché sanzionare sicuramente non è sufficiente, dobbiamo risolvere le problematiche e quindi monitorare la situazione in maniera puntuale. Per quanto riguarda i parcheggi, latte necessita di parcheggi, questi parcheggi possono essere trovati attraverso una manifestazione di interesse con un privato che possa mettere a disposizione un terreno e quindi trovare la possibilità di costruire dei parcheggi che servono alla comunità, e qualora questo non fosse possibile si può anche arrivare poi eventualmente all'esproprio dei terreni, proprio per dare la possibilità alla frazione di avere i parcheggi. Per quanto riguarda la zona del parcheggio sotto, la zona di accesso al mare, una delle nostre priorità è sicuramente quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Tra i nostri candidati abbiamo un ragazzo portatore di handicap sulla carrozzina che ci ha spiegato quali sono le necessità, ma non soltanto per i portatori di handicap, penso anche alle mamme con i passeggini che devono poter accedere alla spiaggia. Quindi io posso già dire che nei primi 100 giorni del mandato, qualora mi daranno l'opportunità, la priorità sarà quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso alla spiaggia, mettere il mancorrente e creare l'accesso in maniera adeguata per poter andare nelle nostre meravigliose spiagge, soprattutto in questa zona. Qua ci sono tanti interventi di manutenzione che bisogna fare da tempo. L'altro giorno ho assistito all'intasamento della rotonda, quella rotonda nel centro di latte assolutamente da rivedere, deve essere fruibile per cittadini, per turisti. Bisogna rivedere anche tante cose che non riguardano il centro di latte, ma penso anche ai borghi che sono qua del Rio Latte, a Mortola, Grimaldi. Le frazioni meritano un'attenzione particolare, un'attenzione che negli anni non c'è stata forse come doveva esserci, e poi ci sono dei grandi progetti che riguardano comunque il territorio qui intorno. Penso al piazzale di Ponte San Ludovico, che vorrei definire Piazza Italia, con un grande progetto di riqualificazione, perché il nostro biglietto da visita per Ventimiglia è per l'Italia, quindi merita dignità e rispetto. Intanto ci sono un sacco di punti che ci hanno inviato i cittadini e i componenti del Comitato del Quartiere di Latte, cercheremo di affrontarli uno per uno. Sempre si parte dalla manutenzione delle strade, dalla viabilità, dal problema della rotonda, dall'accesso alla spiaggia. Ecco, io penso che la futura amministrazione dovrà anche in questo caso tenere in considerazione tutte le problematiche che arrivano dal Comitato di Quartiere, e ricordiamoci che i comitati di quartiere sono sempre il primo organo di segnalazione alla macchina comunale. Ventimiglia è un territorio molto esteso, circa 50 km quadrati, quindi è molto bene che chi si candida ad amministrare la cosa pubblica riesca ad ascoltare e assegnare tutto quello che si potrà fare. Quindi io ringrazio ancora una volta il Comitato di Quartiere di Latte e mi auguro che sarà una discussione pacifica e serena. Nel programma che depositeremo domani si parla molto di frazioni e territorio. La nostra idea è quella di ricalcare un po' quella che è stata fatta per i lavoratori frontalieri, che ha funzionato, cioè una consulta dove periodicamente si riuniranno i rappresentanti dei territori, quindi delle frazioni, dei comitati di quartiere, con l'assessore delegato, direttamente il sindaco, e verranno segnalate quelle che sono le problematiche dei vari territori, dalla strada bucata, la strada frallata, dalla luce che manca, a quello che è la manutenzione anche ordinaria. Dislocazione dei magazzini della Conad verso zone dove la viabilità è più tranquilla, non in centro qui, come qui a Latte, come avviene per gli altri impresari del settore come Macario e Coppo, che hanno magazzini e depositi in Bevera e poi arrivano in città con camion di media misura, quindi assolutamente gestibili dal punto di vista della viabilità. Questo è il problema principale per
latte. Tutto è conseguenziale, tutto quello che è la viabilità, le strade di scorrimento, sicurezza stradale, è tutto derivante da questa situazione.